Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolterà, prendi ancora con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità, io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra, sarà sciolto in cielo. Io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre, riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Tutto il capitolo 13 del Vangelo di Matteo che stiamo leggendo quest'anno, tutto il capitolo 13 è dedicato alla vita serena nella comunità, comunità cristiana alla quale l'Evangelista si rivolgeva, che è il prototipo di quello che dovrebbe essere il mondo. Cristo ci ha insegnato come risolvere i problemi, come vivere in pace, come essere felici, insomma, in casa, nella società, nel mondo, la pace che tutti invochiamo, tanti hanno provato e provano a realizzare, facendo spesso disastri. Cristo dice anche a noi da duemila anni, ti insegno io come. Ebbene, duemila anni fa l'Evangelista insegna il segreto di tutto questo ai primi cristiani che guidava come un parroco nella sua parrocchia. Anche là si leggeva la parola di Cristo, si tramandava perché non era ancora scritta. Poi gli evangelisti hanno deciso di scriverla perché aumentavano i cristiani, loro invecchiavano, come facevano ad arrivare, a far arrivare lontano questo messaggio. E lui dedica appunto il tredicesimo capitolo a questo e quindi parla chi è il più grande, chi è il più piccolo, perché tante volte anche a casa nostra si litiga perché ci si vuole sovra sovrapporre. Perché si vuole aver ragione a tutti i costi, perché non si ha l'umiltà di riconoscere di avere torto. Allora, il più piccolo è il più grande, cioè chi è umile, vuol dire questo, alla fine vince perché lo vai a recuperare, perché ti suggerisce le cose, non te le grida nelle orecchie e ti infastidisce. Perché è piccolo, sa che ha bisogno di te e non ti vuole perdere, sei tu che pensi di bastare a te stesso rischi di perdere lui. E così ancora nel capitolo 13 si parla, vi ricordate quante volte deve perdonare al mio fratello? Perché nonostante il nostro impegno sbagliamo delle cose e quando si sbaglia in genere tutti addosso, no? Non si aiuta chi è in difficoltà. Anzi, è vero, anche a me è capitato, l'ho sentito dire, senti questa che mi hanno detto un altro sasso addosso a questo povero diavolo e lo facciamo sprofondare di più. Invece di togliergli dei, sa dei sassi, correggerlo. E questo è il tema della liturgia di oggi. Tutti dobbiamo essere sentinelle, tutti dobbiamo preoccuparci di salvarci e se uno è in difficoltà debole si attarda, dobbiamo aiutarlo, perché siamo felici solo quando... Siamo tutti insieme, stiamo bene tutti, facciamo finta noi, ma quando c'è qualcosa o qualcuno che non va bene, ci dà fastidio, ecco perché non lo guardiamo, ecco perché lo accusiamo, colpa sua, se l'è cercata lui. Ecco perché tanta gente è invisibile nella nostra società, ce l'abbiamo lì davanti, ma non la vediamo perché ci provoca, ci, ci disturba, ci obbliga a riposizionarci nei suoi confronti, a cambiare i nostri programmi e questo non ci piace proprio. E questo, dicevo, è il tema della liturgia di questa domenica, correggere chi ha sbagliato. Mi ricordo un fatto poco conosciuto, ma che è nei testi sacri della Chiesa, quello dei lapsi. Erano chiamati così coloro che durante le prime persecuzioni dei cristiani abbiuravano, cioè dicevano no non sono cristiano e così si salvavano la pelle. Lo facevano anche per le loro famiglie, i figli che avevano, non è facile. Eh? Subito l'istinto ci dice che vigliacchi, mettiti tu al loro posto, fai dei ragionamenti, non è che è così naturale morire martiri, al punto che la Chiesa dice che se uno rifiuta il martirio, non è colpevole perché è un dono del Signore. È naturale, è istintivo salvare la propria vita, salvare i propri cari perché quelli che erano poi condannati, facevano, creavano problemi anche ai loro familiari. Questo è cristiano. Vuoi vedere che lo sono anche loro? E cominciavano a indagare anche quelli. Quindi salvavano se stessi e gli altri voi condannarli. Ebbene, finite le persecuzioni, tanti di questi. Volevano ancora ritornare nella comunità cristiana e una parte dei cristiani dicevano: Eh no, è eh, eh, comodo, noi abbiamo rischiato, loro sono scappati adesso è come se fosse successo niente. Un'altra parte invece diceva: Ma scusa, Cristo cosa avrebbe fatto? Ha colto i peccatori. Pietro stesso è scappato quando è tornato indietro, l'ha ripreso e noi dobbiamo imitare lui. E di fatti, per fortuna, ha vinto questa linea di pensiero. E Infatti sono stati riaccolti. Dico questo per dire l'atteggiamento che abbiamo di dobbiamo avere di fronte a chi sbaglia. Primo di ascolto, di attenzione, cercando di vedere dietro quello che si vede altro la sua esperienza di vita, magari anche la sua fragilità, magari anche il suo limite culturale, magari all'inizio di un cammino di fede anche non è ancora forte come magari te che vieni a messa tutte le domeniche, senti la parola, ammesso che questo lo facciamo come si deve. Lasciamo giudicare a Dio, si dice, no, con un'espressione popolare. Quante volte invece ci sovrapponiamo e siamo noi che decidiamo chi è giusto e chi è sbagliato. Due, prendersi cura di questi, perché uno può trovare mille alibi per non impegnarsi in questo, cioè nella correzione fraterna. Ti incontri non è lì per caso, è il Signore che te lo ha portato fin lì e un giorno ti chiederà conto di che cosa ne hai fatto, di come l'hai trattato, se l'hai aiutato. Dunque, lo faccio, mi avvicino e cosa gli dico? Non è facile, quello magari mi risponde male, quello magari eh, peggiora le cose. Quante volte per spiegarci eh, succede di peggio, perché poi basta una virgola sbagliata, tocchi un tasto delicato, metti allo scoperto qualche cos'altro, quando si litiga, non si fa così, e tu però quella volta, zitto tu che ecco il punto. Prendersi cura dell'altro. È l'amore questo, no? E lo sperimentate anche nella vostra casa, nelle vostre relazioni tra marito e moglie con i vostri figli. Ecco, prendersi cura di tutti. Gli altri sono tutti. Il prossimo è colui che è vicino. E non è vicino solo tua moglie, tuo marito, i tuoi figli e i tuoi colleghi, che già lì comincia a complicarsi la vita. Ma anche chiunque incontri è vicino in quel momento, e tu devi porti in un certo modo. Certo dipende anche dall'altro, perché la guerra si fa in due. La pace si fa in due. E se l'altro reagisce male? Allora il Signore ci dice: Probabilmente non reagisce male se tu sei credibile. È chiaro che, se tu sei come una gruviera, pieno di difetti, e vai anche a rimproverarlo su una cosa che sbagli anche tu, l'altro dovrebbe essere in grado di distinguere le cose. Io porto sempre questo esempio: se un ladro ti dice di non rubare, ha ragione. È chiaro che tu gli dici: Comincia a non rubare tu. Ma quello che ti dice è vero o non è vero? È vero, e quindi io devo distinguere: devo dire: Eh, ha ragione, però cominciasse anche lui a farlo, magari sarebbe meglio per tutti. Però non posso massacrare, sacrificare, far finta di non riconoscere la verità del suo messaggio solo perché chi lo porta è sbagliato. Chiaro che più è giusto chi mi fa notare una cosa, più io lo ascolto con attenzione, più dico. E eh beh, lo fa anche lui perché non posso farlo anch'io. Ecco perché ci voltiamo dall'altra parte. Perché prendersi cura dell'altro vuol dire chiedersi prima se si è in grado, se siamo capaci, se l'altro si può fidare di noi. Se noi siamo stati uno scandalo, e scandalo è una parolona, vuol dire ostacolo, è chiaro che è difficile poi farsi vedere come i salvatori della patria quando tu per primo gli hai sparato addosso. Quindi è un richiamo alla propria conversione innanzitutto. Prendersi cura dell'altro e poi prepararsi a prendersi cura dell'altro. Non basta la buona volontà per fare le cose. Io posso impegnarmi a cucinare una cosa, ma se non sono capace, chissà che spacciugata faccio. Quindi devo essere pronto, più possibile pronto, ad aiutarlo, cioè a non far più quell'errore. Ti voglio bene, non voglio più che tu faccia questo sbaglio, che tu risulti così brutto davanti agli altri, che gli altri ti criticano. Mi prendo cura di te come se fosse mio figlio e quando uno tocca o dice qualcosa sui vostri figli, state su come dei, eh? dei serpenti, chissà cosa gli fareste. L'altro ti ha fidato allo stesso modo. Dunque, l'altro può anche rifiutarsi, dice il Vangelo, e capita, no? Tu sentiti già in pace perché, se hai fatto questo, tu sei a posto davanti a Dio e ti assicuro che anche nel tuo cuore stai meglio perché dici: Io ho fatto il possibile. Non sono stato vigliacco, ho riconosciuto l'altro come un fratello. E come succede nelle famiglie quando si litiga tra fratelli, oh, io vorrei fare pace, io gli ho lanciato messaggi di pace. Se lui non vuole mi dispiace, ma io più di così cosa posso fare? E nessuno ti rinfaccerà questo. Il secondo passaggio del Vangelo dice coinvolgi altri. Attenzione: quando si litiga tra marito e moglie, ognuno si rivolge a suo padre, a sua madre, ai suoi familiari, i quali gli danno ragione, no? Magari loro rimproverano, però dicono: Eh, però mio figlio eh, è sempre colpa dell'altro, no? Hm. Io dico a volte dei genitori che si lamentano che i figli sono succubi delle mogli. Questo è un classico, no? Che noi preti sentiamo tutti, ma allora tuo figlio è stupido, scusami, eh. Lo ami tanto, lo stimi tanto, e poi perché ha sposato quella lì è diventato un altro. Probabilmente avrà delle ragioni. Oppure vuol salvare la sua relazione con sua moglie, che è a questo punto più importante di te. E tu dovresti essere felice perché la scelta è felice insieme, non vuol rovinare la relazione. Cosa vuoi di più? Fai un passo indietro, no? Quindi, per coinvolgere gli altri, devi coinvolgere persone stimate da tutte e due le parti. Non che l'altro dice per forza è tua mamma, è chiaro che ti dà ragione. E ce ne sono. Quindi, questo ci obbliga ad alzare lo sguardo, a non vedere il nostro problema solo personale o della nostra relazione o di chi incontro. Riconoscere attorno a noi tanta gente che è più credibile di noi, è più autorevole di noi, che aiuta l'altro a ragionare. Il primo incontro, quello tra me e lui, è più a livello affettivo emotivo, sentimentale, già il fatto che uno si avvicina e mi corregge, io penso mi vuole bene. Chiaro che se me lo fa davanti a tutti e mi umilia, dico questo mi vuole male, ma se mi prende in disparte, con dolcezza, al momento giusto, mi dice certe cose, anche se sono spiacevoli, io dico questo, è un amico. Coinvolgere altri, io lo metterei sul livello mentale, culturale, di ragionamento. Gli altri dalla loro testimonianza. Gli altri ti portano altre ragioni, perché non è che noi le conosciamo tutte. Noi abbiamo già fatto già tanto ad avvicinarlo. Adesso gli presento delle persone, oltre me, magari che diciamo le stesse cose, per il suo bene, che aggiungono altri punti di vista, e questo probabilmente lo motiva ancora di più. Non ascolta neanche quelli, dice il Vangelo. Dillo la comunità. La comunità siamo tutti noi, cioè la Chiesa. Cosa vuol dire? Che si renda conto che è fuori posto. Magari umanamente, tanti gli danno ragione di comportarsi in maniera sbagliata. Ripeto, quando siamo in tanti a sbagliare, non vuol dire che la cosa diventa giusta. Eh? Il cristiano ha come punto di riferimento Cristo. È Cristo che dice se una cosa, una parola, una decisione è giusta e sbagliata. Invece, quante volte noi ci nascondiamo dietro la maggioranza e diciamo tutti lo fanno, tutti lo dicono, quindi vuol dire che è giusto, calma. Così ragionano quelli che non credono in Cristo. Ma chi crede in Cristo sa che Lui è Dio, che conosce perfettamente la verità ed è disinteressato, e Lui mi dice cosa scegliere e cosa non scegliere, cosa dire e cosa non dire. Ecco, la Chiesa è questo. È il riferimento a Cristo, spiegato nella parola di Dio, nell'incontro col prete, che ti dice, guarda, ti voglio bene, è come una madre la Chiesa, dice al figlio che ha sbagliato, però non smette di volergli bene. E così certe decisioni anche della Chiesa, che ci danno tanto fastidio, certi pronunciamenti morali, fare la comunione, non la comunione, da divorziati, eh, per l'aborto... Per... Le leggi ti dicono, giusto, Cristo ti dice no. La Chiesa che è a metà strada dice, Momento, io devo veicolare l'idea di Dio e ti dico che è sbagliato. Poi ti voglio bene, ti capisco, cominciamo un cammino. Insomma, sei ancora amato da Dio e da tutti noi. Una volta li bruciavano, quindi abbiamo fatto dei passi avanti. Però se ti voglio bene, proprio perché ti voglio bene, ti dico che stai sbagliando. E questo è il riferimento alla Chiesa. La chiarezza di dire le cose come sono. Se la pensi diversamente, non fai parte della nostra assemblea. Questi sono i principi sui quale si basa la nostra fede e io non posso, per esserti simpatico, tradirli per primo. Vuol dire questo. Dunque è un messaggio di grande speranza quello che ci viene proposto. Sintetizzato è questo, sia a livello personale, sia quando ci presentiamo insieme per Aiutare qualcuno. Sia nella Chiesa il principio è la miscela tra l'amore e la verità. Cioè l'amore mai deve smettere, verso anche il più disgraziato degli uomini, però nella verità, dire che non va bene. Secondo Cristo questo è inaccettabile. E questo è il dono più grande che possiamo fare anche a chi continua a sbagliare ed è convinto magari di avere ragione. Quello di lasciargli acceso questa lucina, di dire c'è un altro modo di pensare, c'è una minoranza che fa altre scelte, provo anch'io a vedere il mio problema da un altro punto di vista perché tutti mi spingono in una direzione e vedo un altro che va dall'altra e dico: non è che per caso lui ha ragione. E siamo noi questi. Il nostro atteggiamento di coerenza diventa credibile, diventa un dono per tutti, perché suggeriamo chi è nella confusione, e oggi sono tanti nella confusione, qual è la verità che lo salva? Quella di Cristo.